La serata era intitolata Dalla parte dei bambini e il professor Andreoli ha affrontato con un linguaggio semplice e in modo anche spiritoso numerosi argomenti riguardanti il mondo dell'infanzia. Tra questi, l'importanza del periodo tra gli 0 e i 3 anni per lo sviluppo di una sana personalità del bambino. A partire quindi dalla nascita è in realtà una persona e quindi ha delle esigenze, ha dei bisogni che non sono solo quelli dell'alimentazione, ma proprio bisogni di comunicazione. Perché si dice, ma il bambino non si esprime. Non è vero, è che non lo ascoltiamo. Questo periodo 0-3 anni, che dicevo è un periodo in cui il bambino ha bisogno di un mondo abbastanza stabile, con figure stabili, proprio per poter individuarsi e differenziarsi. Le varie tipologie di violenza, più o meno manifesta, che possono essere esercitate sui bambini, dai genitori o dagli adulti in generale. Noi oggi distinguiamo tre tipi di violenza. C'è la violenza orrenda, quale quella appunto della violenza fisica e persino appunto fino ad una violenza fisica a scopo del piacere dell'adulto, che forse appunto è l'eccesso, è il paradosso degli eccessi. Però c'è anche una violenza dalle belle maniere, quella che non ci sembra tale. Perché se questo bambino piange, supponiamo, perché vorrebbe stare di più col proprio padre o con la propria madre, cioè è una richiesta di relazione, e io dico no, è il gafame, e devo allora dargli un poco, do una risposta, ma che è totalmente inadeguata. Non solo, ma se poi gli do da mangiare non mangia, allora bisogna andare al dottore perché mangia poco. In realtà quella richiesta era una richiesta diversa, era una richiesta di relazione affettiva. Ha bisogno della madre, ha bisogno del padre, ha bisogno di un ambiente sicuro. Ecco, quindi è già violenza non capire e non rispondere ai bisogni del padre. La nostra società, in cui non c'è spazio per i bambini, nemmeno per i loro bisogni più elementari. Le case sono fatte per i bambini? Quella che dice questo qua, guarda, quel bel vaso me la regalà quando mi sono sposata. Se te lo me lo rompi, te compro. E che prendilo, portalo via. Non è possibile che quello si fermi, non si possa muovere perché il vaso mi ha regalato. Non toccare qua, non toccare là, credo che non si faccia forse più qui, ma insomma è una casa per un bambino questo. Andate in un posto pubblico dove ci sono dei biglietti, c'è fuori un cartellino e dice questo bagno è attrezzato per cambiare un bambino. Mi sembra un segno piccolo, lo so che non sto parlando della grande psicologia, ma mi sembra un segnale di attenzione per i bambini. Questa idea del bambino come proprietà sociale, come appartenenza, più che proprietà che è brutto, ecco, va salvaguardata. Del bambino come parte della comunità che potremmo anche affrontare e forse vincere la pedofilia. Infine il grande problema dell'educazione e della scuola. Proprio quest'ultima dovrebbe essere, secondo le parole precise di Andreoli, un laboratorio di esperienze sociali, dove poter imparare a vivere insieme agli altri e in relazione con loro, e non invece un luogo dominato dall'individualismo e dalla competizione. È essenziale, soprattutto io parlo della scuola dell'obbligo, perché parliamo di bambini. La scuola deve essere un laboratorio di esperienze sociali. E i risultati devono essere di gruppo. All'interno di questo gruppo è chiaro che se uno sa la matematica non bisogna far finta che non lo sappia, e se uno sa bene l'italiano, cioè non appiattisce le caratteristiche.
Ecco allora che in questo senso Andreoli suggerisce un percorso educativo e culturale per creare una società diversa da quella presente, basata sulla relazione e sull'ascolto. Una società, insomma, liberata dalla sindrome del possesso e dalla violenza. La serata poi si è conclusa con un riconoscimento a sorpresa per il professor Vittorino Andreoli. Due importanti personalità della vita cittadina veronese, il sostituto procuratore della Repubblica Guido Papalia e il magistrato Mario Giulio Schinaia, hanno infatti consegnato al famoso psichiatra un medaglione d'oro, accompagnato dalla nomina a cittadino onorario di Bure. È benissimo che la Valpolicella ama il professor Andreoli. E forse io posso dire che anche il professor Andreoli ama il Valpolicella. Come penso del resto tutti quanti noi. Il dottor Schinaia ha introdotto il momento con un breve intervento in cui ha elencato le autorevoli cariche dello studioso a livello nazionale e anche internazionale, sottolineando in modo particolare il coraggio e l'audacia con cui egli ha sempre portato avanti le sue idee. Questo riconoscimento ha piacevolmente sorpreso Andreoli, che non ha nascosto la sua sorpresa, pertanto interessamento e anche la sua commozione. Poi vorrei che mi credeste, perché sono emozionato, un po' perché a dire la verità poi ne ho presi pochi nella mia vita e quindi sono uno di quelli che li apprezza molti, non ne sono abituato, e poi perché, mi dovete credere, sono stati consegnati da due persone che, verso le quali io ho una stima, e devo dire una stima sconfinata. E sono persone dalle quali io imparo molte cose. Prima di tutto, il coraggio della professione. Queste due persone che mi hanno premiato, hanno il premio della mia amicizia e della mia enorme stima. E anch'io chiedo un applauso per ringraziare di quelli che fanno, perché c'è una giustizia che si può fare bene e ci sono delle persone nella giustizia che veramente danno da sperare in questo paese. Grazie.